Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Sapete che cos'è questo? Questo qui è un alleato nella nostra cucina. Bene, yes. Oggi andremo a realizzare una ricetta davvero spettacolare della nostra tradizione, della nostra cultura. Lo gnocco fritto. E non facciamo una ricetta qualunque così, la ricetta della zia, della nonna. No, facciamo proprio la ricetta depositata alla Camera di Commercio di Modena. Infatti vi faccio vedere qui questo documento in sovraimpressione, che comunque potete tranquillamente trovare anche online. Allora, siete pronti? Beh, me lo auguro. Allora, 1, 2, 3, 4. Vai con la sigla, 5, 6, 7. Vediamo dunque quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Cominciamo dalla farina. Secondo il disciplinare va bene sia la farina 0 che la farina 00, quindi o l'una o l'altra, 500 grammi. Poi 110 grammi di acqua e 150 grammi di latte o in alternativa 260 grammi di acqua. Poi abbiamo bisogno di 5 g di malto, va bene sia questo in sciroppo che quello in polvere o in alternativa 5 g di zucchero. Poi 45 g di strutto, che può essere sostituito dallo stesso peso in margarina per i vegani, 12 g di sale e 8 g di lievito di birra o in alternativa 3 g di lievito di birra disidratato. Cominciamo dunque la preparazione. All'interno dell'acqua sciogliere il lievito. L'acqua deve essere a temperatura ambiente. Prima, quando vi ho parlato della dose di acqua e della dose di latte, vi ho detto che potete utilizzare anche solo 260 grammi di acqua. Questo perché ci sono delle persone che hanno dei problemi con il lattosio. Se invece non avete problemi con il lattosio e volete farla con il latte, allora si fa in questa maniera. Dopodiché aggiungere l'acqua e il lievito che è stato disciolto all'interno del latte. Il latte deve essere anche lui a temperatura ambiente. A questo punto dobbiamo aggiungere il malto. Come vi ho detto in precedenza, il malto può essere sia questo in sciroppo che quello in polvere, sempre 5 grammi. In alternativa al malto potete utilizzare 5 grammi di zucchero. Mescolare bene affinché si possa sciogliere. Sempre secondo il disciplinare, la lavorazione può essere fatta sia manualmente che a livello meccanico. Se la facciamo manualmente, dobbiamo mettere la farina all'interno di una boule e gradualmente aggiungere questo liquido, quindi questa acqua, latte, lievito e malto, all'interno della boule con la farina e cominciare così ad impastare. Quando avremo ottenuto un composto abbastanza granuloso e compatto, aggiungere il sale e lo strutto. Quindi travasare l'impasto su un piano da lavoro e cominciare così ad impastare per circa 8-10 minuti, ovvero fino a quando non avremo ottenuto questo risultato, un impasto perfettamente omogeneo e leggermente duro. Se invece desiderate fare la lavorazione meccanica, ovvero con una planetaria, l'inserimento degli ingredienti è diverso e ora vi spiego bene il tutto. Bisogna inserire la parte liquida all'interno del cestello della planetaria, quindi l'inverso di quello che faremmo se facciamo la lavorazione manualmente. Ok, quindi la parte liquida sotto e poi la farina piano piano la andiamo ad inserire all'interno. Io vi consiglio di cominciare la lavorazione con la foglia e non con il gancio, proprio perché stiamo facendo delle dosi piccole e la foglia tende a recuperare più facilmente tutti quanti gli ingredienti. Però nel momento in cui l'impasto comincia a prendere corpo e comincia ad essere anche abbastanza duro, quindi compatto, ancora prima che avete finito di inserire tutta quanta la farina, beh, allora sostituire la foglia con il gancio e continuare così ad impastare. A questo punto però, quando vedete che l'impasto ha preso corpo, prima di continuare ad aggiungere la restante parte di farina, aggiungere il sale. Subito dopo aggiungere la restante parte di farina e lo strutto.
Quindi continuare ad impastare per circa 7-8 minuti, ovvero fino a quando il composto non si sarà staccato perfettamente dalle pareti del cestello della planetaria e sarà diventato un impasto molto bello e compatto. Ottenuto questo risultato, terminiamo la lavorazione manualmente, ovvero su un piano da lavoro. Guardate che meraviglia, è spettacolare come impasto. Vedete, non sto aggiungendo altra farina. E quando lo impastiamo, bisogna rigirarlo su se stesso e impastare in questa maniera, quindi con il polso. Facendo così, che cosa facciamo? Diamo forza ed elasticità all'impasto e gli permettiamo di sviluppare per bene il glutine, che è fondamentale perché? Perché durante la cottura loro, quindi il gnocco, perché si dice il gnocco fritto, si gonfieranno e non si romperanno. Ottenuto questo risultato, quindi formiamo una bella pallina che è molto elastica, la mettiamo all'interno di una boule o di un recipiente, coprire con pellicola trasparente e lasciarla riposare per almeno un'ora a temperatura ambiente. L'impasto non deve lievitare, si deve rilassare. Trascorsa un'ora di riposo, come potete vedere, l'impasto ha perso questa elasticità che avevamo creato durante la fase di lavorazione, ha sviluppato delle micro bollicine al suo interno, ma non è cresciuto più di tanto. Però adesso è perfetto. Guardate che meraviglia, è fantastico. Ora è pronto per essere steso. Prima di passare alla fase di stesura, spolverizzare con un pochino di farina il piano da lavoro. Questo servirà per evitare che durante la fase di stesura l'impasto si possa attaccare al piano da lavoro. Vi leggo direttamente dal disciplinare quali sono le indicazioni che riguardano la porzionatura. L'impasto viene sfogliato in stese dello spessore desiderato, comprese tra 1 e 6 mm, il che significa che lo spessore può variare, ok? Io in questo caso li sto facendo molto fini, circa 1 mm, però voi potete farli anche di 6 mm. Successivamente porzionato in rettangoli, quadrati o cerchi di dimensioni varie aventi lati diametro fra i 5 e i 15 centimetri. E ora parliamo della cottura. La temperatura ideale è 175 gradi, però c'è un range, vi ricordo, minimo 170 gradi, massimo 180 gradi. All'interno di questi 10 gradi dobbiamo cercare di cucinarli. Dove li dovremmo cucinare? All'interno dello strutto, ovviamente abbondante strutto. Tuttavia, per quanto riguarda i vegani, li possono cucinare rispettando lo stesso range di temperature all'interno dell'olio di semi di arachidi. Il tempo è indicativo, generalmente 2 o 3 minuti, fino a quando non risulteranno belli dorati e belli gonfi. Dopo la cottura, metterli in un vassoio con un po' di carta assorbente e poi lasciarli intiepidire un attimino, però sbranatevi quando sono ancora caldi perché sono qualcosa di incredibile, di spettacolare. Va bene ragazzi, ve lo dico subito, al forno no, è inutile, cioè non stiamo neanche a parlarne del forno qua, cioè, ma proprio in nessun caso. E vi voglio bene assai, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Importante. Inoltre vi ricordo che in Goppo sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze, ma non è finita qui, c'è ancora una novità. Il mio caro amico Giuseppe, quello della Calabria che vende l'olio, che mamma mia, è l'olio che utilizzo io ed è veramente spettacolare, mi ha mandato questi due bambini cattivi che vediamo come sono. No, vabbè, no, vabbè. Oh. Secondo me qualcuno qui dovrebbe inventare, avete presente quegli strumenti che vi permettono di sentire i profumi? Ecco, cioè, ma anche magari i sapori da mozzicare. Mamma mia, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Chiamatelo Giuseppe, digli Giuseppe, oltre all'olio hai anche un'affettatrice? Non guardate. Ancora. Ma come? No, come si chiama? Fai vedere gli gnocchi che è meglio, anche questi li faccio sparire io. No, io non ho fatto niente. Io penso che questo sia il giocattolo più bello per ogni maschio. Guarda, scusate, non è che sto io.
Guarda, vieni qua. Vieni qua, una. Ma di che cosa stiamo parlando? Non lo so. Non lo so, io. Comunque, vi voglio bene. Lo sapete che il libro c'è. Poi non dite che sono cattive, come sono già mangiato 2 kg, 2,5 kg. Va bene, ok, se no c'è il gatto che quando sente queste cose, quando sente, quella che io sono in cucina sempre, tutti i giorni. Mi sa, mamma mia, guarda che roba, guarda qua. Anch'io. Volevo ringraziare il mio amico Giuseppe, che grazie a lui che mi ha mandato sta roba dalla Calabria. Questo qui è prosciutto crudo di maialino nero, quindi. No, cosa ve lo dico a fare? Però mi raccomando, con l'educazione, eh? Quando affettate, 2 fette in bocca. Una fetta in bocca, 2 fette in bocca, una fetta in bocca, e poi fateli, perché queste sono una cosa meravigliosa. Ok, Romucio, alla prossima video ricetta. Ora si arrabbi, perdo tempo, tanto mangio. Come si fa? Ciao.